parola che quest'oggi risuona dal silenzio è la parola dialogo. Forse è tra le parole più usate e più abusate. Può essere parola risolutiva. Quante cose si risolvono, possono risolversi con il dialogo? Può essere parola che inganna, un dialogo tra sordi, dialogo che è solo un prendere tempo, spesso che è solo una farsa. Parola sbandierata ai quattro venti, ma spesso utilizzata a senso unico. Mi devi dare ascolto. Parola violentata o che violenta. Devi fare come dico io. Io ho la soluzione migliore. Il dialogo serve solo per convincerti che io ho la soluzione migliore. Eppure questa parola esprime un atteggiamento vitale. Porta con sé una forza antivirale. Il dialogo vero, il dialogo autentico, è in grado di debellare il virus dell'individualismo, dell'imposizione, dell'incomprensione, dell'equivoco. La sua etimologia greca, dialogos, ne fa un termine molto più ricco di quanto possa sembrare a prima vista. Dialogos, dialogo. Il logos è un verbo, è una parola, è un discorso, ma anche una riflessione. Logos non è una parola a vanvera, una parola tanto per parlare, un dar fiato alla bocca, un flatus vocis, ma è una parola pregnante, cioè pensata, ponderata, frutto di ragionamento, parola intessuta nel cuore e nella mente. Non c'è dialogo che non sgorghi dal cuore e dalla mente. Ma logos significa anche progetto, intenzione. Logos è anche un sogno cullato, è un desiderio che cerca carne, che cerca concretezza, fattibilità. Dialogo è una parola pensata. È un progetto cullato, desideroso di concretezza. Ed è una parola pensata, ed è un progetto desiderato messo via in mezzo, condiviso, comparato, confrontato. È una parola, è un progetto gettato tra noi come strumento di reciproca conoscenza, come possibilità di condizione di una condivisione di intenti, come antidoto al formarsi di equivoci che spuntano dalla radice del non detto, del non comunicato, come superamento dell'autocompiacimento, dell'autarchia, del credere di poter bastare a se stessi, superamento dell'illusione arrogante e mendace di avere la verità in tasca. Ma dia non significa solo messo tra noi, condiviso, esprime anche attraversamento, penetrazione. Il dialogos
è una parola che ti attraversa, nel senso che penetra dentro di te, penetra nel tuo cuore, nella tua mente, ti compenetra. È una parola, un progetto di cui ti lasci mettere, da cui ti lasci mettere in questione. È una parola progetto che a volte mette in crisi. Il dialogo è la sfida continua a rivedere, a ripensare, a valutare di nuovo, a trovare la soluzione più adatta, più soddisfacente. Mi auguro che davvero ciascuno di noi apprenda l'arte del dialogo. Gioia e pace a tutti voi.